Fuga di notizie sull'intelligence americana. Si tratta di un 29enne ex tecnico della CIA. Non puoi metterti contro le agenzie di intelligence più potenti del mondo e non correre rischi, perché sono degli avversari talmente forti che nessuno potrà mai opporvisi in maniera significativa. Se vogliono prenderti, ci riusciranno prima o poi, ma allo stesso momento devi capire ciò che conta davvero per te. Chi parla è Edward Snowden. Questo 29enne, biondino, occhiali, barba incolta, ex tecnico della CIA, passerà la storia per aver reso noto materiale sul sistema di sorveglianza americano. Snowden ha rivelato come l'NCA abbia costruito un'infrastruttura che consente di intercettare email, telefonate, conoscere password, dati telefonici e movimenti delle carte di credito. La talpa del DataGate è uscita allo scoperto da una camera di albergo di Hong Kong e rifugiato per paura di finire in prigione per aver messo in imbarazzo la Casa Bianca. L'uomo ritiene ipocrita l'accusa rivolta alla Cina dall'amministrazione Obama sugli attacchi degli hacker di Pechino, perché l'America effettua attacchi informatici contro tutti e ovunque. Snowden poteva starsene tranquillo e continuare il suo lavoro di informatico e invece ha deciso di far conoscere al mondo documenti top secret. Non vuole vivere in una società che distrugge la privacy e la libertà della rete. Non ha paura per sé, ma per i suoi familiari e per il momento spera solo di ottenere asilo politico dall'Islanda. Nel frattempo la National Intelligence sta esaminando i danni provocati dalla fuga di notizie ed ha rimesso il caso all'autorità giudiziaria. Dalla Casa Bianca invece ancora bocche cucite. Giovanni Mirenna, Sky TG24. C'è una notizia dell'ultima ora, torniamo a parlare delle condizioni di Nelson Mandela, ricoverato, lo sapete, da 3 giorni in ospedale per l'aggravarsi di un'infezione polmonare, condizioni che continuano ad essere gravi ma stazionarie, lo riferisce un portavoce del governo sudafricano. Spifferando al quotidiano Guardian, che ci apre anche oggi come l'amministrazione Obama stesse tracciando milioni di telefonate dei cittadini americani, è sulle pagine dei principali giornali. Eccolo qui, il Guardian, appunto: non potevo permettere al governo americano di distruggere la privacy e le libertà di base, dice questo giovane 29enne che ha così interrotto il suo silenzio da Hong Kong, dove si è rifugiato. Lui era un contractor, aveva un appalto, si occupava di informatica per la CIA e dice: ho dovuto svelare quello che sapevo anche per tutelarmi, per proteggermi e per la mia sicurezza. Anche il Washington Post apre con l'uomo che ha fatto filtrare i segreti dell'NSA, questa agenzia di sicurezza, l'Agenzia di Sicurezza Nazionale, che è molto più segreta anche della CIA, e ammette di essere stato consapevole dei rischi che andava a prendersi con questa mossa, con la sua intervista al giornale, ma il governo americano sta anche valutando, ponderando i rischi che lui si è preso nell'affidare a questi contractor, a società esterne alle agenzie di intelligence, alcune almeno delle sue attività, come ad esempio quella di raccolta dei dati. Per USA Today è una tempesta sulle spie, quella che investe il presidente Obama, milioni di telefonate sono state tracciate e ci sono preoccupazioni anche per la rete internet, dalle più grandi compagnie. Le più grandi compagnie sono fatte oggetto del cosiddetto data mining, cioè